Si parte per la giungla? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, oggi non c'è niente di cui fermarci. Dobbiamo partire spediti, ragazzi, sì. Oggi, come sapete, sono qua prontissimo con la mia spada di diamante e bussola per la giungla, ragazzi. Nel frattempo vi voglio fare vedere una cosa. Vi ricordate che è esplosa la mia armeria? La sto costruendo, ragazzi, e la finiremo però quando torneremo dalla giungla. Speriamo che non succeda niente di grave. Ecco qua, questa qua è l'armeria, la completeremo però solo dopo essere andati nella giungla. Ragazzi, mettiamoci in viaggio per la giungla. Sarà un'avventura epica, ragazzi, perché noi non siamo andati mai in una giungla su Minecraft. Oggi lo faremo. A parte le cose brutte, sarà una bella avventura perché andremo nella giungla. Ragazzi, dove eravamo fermati l'altro giorno? Nella caverna. Vi ricordate che io non ci voglio entrare perché ho paura. Ora, ragazzi, dobbiamo solo andare nella foresta. È verso la giungla. Ragazzi, guardate. Ma ora noi dobbiamo superare questa piscina. Vabbè, lo facciamo in volo. Tanto, non è la prima volta che superiamo un coso di acqua. Un lago. Però là è il lago Max. Ragazzi, guardate quanto è grande questa giungla. È grandissima. Ma quanto è grande? Guardate. Cioè, noi ci perderemo qua dentro. Vabbè. Dobbiamo salvare il mondo di Minecraft, quindi io direi di addentrarci subito. Iniziamo. Siamo, ragazzi, nella giungla. È gigantesca. E io adesso mi devo orientare con la mappa per arrivare. Allora, di qua si entra, ok. Qua c'è l'arco per ammazzare i mostri. Soprattutto abbiamo la cosa più importante, ragazzi, la bussola. Ragazzi, guardate, abbiamo la bussola per... ragazzi, così, che dobbiamo orientarci nel gioco, ragazzi, che se noi ci perdiamo non troviamo più il mondo. Però io direi di andare su, vediamo. Ma qua, ragazzi, adesso io come ci devo uscire? Proprio ci siamo persi nella giungla. Oh, qua c'è un po' di aria, possiamo respirare un pochettino. Oppure il cibo, ragazzi, guardate, ho le cose per mangiare e io direi di tuffarci all'avventura. Io direi di prenderci pure qualcosa per mangiare. Così magari. L'arco è una cosa da giungla, lo sanno tutti. Ok, no, non la prendo mai. Vai. Vabbè, ho capito. Vado con la mia fiduciosa spada di diamante e prendo la buonissima costelletta di maiale, che è buona. Questa qua ci servirà per mangiare e tenerci in forma. Continuiamo a cercare questa piscina di acqua naturale, sperando che la troviamo, perché sarà veramente un'impresa. Io spero che stiamo andando giusti. La bussola, no, la bussola non serve a niente su Minecraft. La mappa, vediamo. Stiamo andando quasi nel lago, quindi io direi di qua. Ragazzi, almeno un alleato lo dobbiamo avere, i pappagalli, quindi io direi di dare a mangiare ai pappagalli, perché così magari ci facciamo un amico con noi, ragazzi. Ok, addomestichiamo. Ok, andiamo. Andiamo, pappagallino. E ci servirai. Almeno abbiamo qualche alleato, ragazzi. Almeno ci abbiamo un alleato. Devo dirvi. C'è qualcuno che vuole distruggere il mondo, direi. Deve essere anche... ci dovrebbe essere qualcuno che deve essere mio alleato. C'è uno che vuole distruggere il mio mondo. Allora, da qua non si vede assolutamente niente. Ma dove siamo finiti, ragazzi? Io direi di continuare ad andare verso di qua. Ma ragazzi, ma io non so dove andare veramente. Cioè, è tutta vegetazione. Cioè, c'è tutta natura, ragazzi. Ma dove dobbiamo andare? Qua c'è pure un sacco di foglie che... boh. Cioè, questa natura è incredibile. Cioè, non si vede niente. È fittissimo, non si vede niente. Cioè, questo video sarà verde. Non si vede assolutamente niente, ragazzi. Cioè, io adesso come dovrei orientarmi? Cioè, così, devo andare a caso. Boh, ragazzi, non so dove... ma
detto, andate in una foresta. Meglio uscire, ragazzi, da qui. Direi di andare verso di là. Magari non volando, però andiamo di là, ragazzi. Andiamo di qua. Ma ragazzi, qua guardate, è fitto fitto, non si vede niente. Vabbè. Ragazzi, noi continuiamo ad andare di qua perché così, boh. Ok. Sono spuntato di nuovo dove era prima, ragazzi. Io mi sto perdendo tantissimo. Ma dove cavolo sono finito? Cioè, questa qua è una giungla di quella bella. Cioè, è fittissimo qua, ragazzi. Allora, ragioniamo come dei scienziati. Come sapete, sono uno scienziato io. Una piscina deve essere in un luogo sacro, pieno di trappole. Nella giungla cosa c'è? Cosa c'è, ragazzi? Che magari perché non voglio un indizio da questo qua. Io direi di salire su questo albero perché ci può fare pure comodo per vedere la foresta. Ragazzi, guardate. Nando, io direi di farci un pochettino di cose perché sta arrivando pure notte, quindi. Uccidiamo qua, ragazzi, lo zombie. Ragazzi, siamo malissimi. Guardate, ma il mio pappagallo mi ha seguito. Cioè, mi ha seguito il mio pappagallo. Io l'avevo domesticato un sacco prima. Vediamo, lo posso domesticare di nuovo? No, lo posso solo colpire. Però vabbè, vieni con me. Bravo. Bene, adesso continuiamo a cercare. Ragazzi, sarà un'impresa trovare questo posto. Ma noi, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Intanto speriamo che la notte passa presto. Ciao ragazzi! Wow.